Sì, prova. Oh. Adesso cosa mi dovrei dire io? Se le dico buonasera, può essere preso in giro. Vabbè, comunque vi dico ciao a tutti e grazie di essere qui anche sotto l'acqua. Però noi la sfidiamo ugualmente, perché tanto i giocatori si devono abituare, perché ci avranno acqua, gelo, freddo, neve e tutto. Noi un attimino di pazienza, come vedete giù a sinistra ci abbiamo i collaboratori che sono andati a prendere il gazebo. Adesso un attimino, magari un po' più alle strette, però ci organizziamo, dai. Allora, io qua dietro ho tutta la rosa pronta. Parto con la presentazione della nuova rosa dell'Asse di Virtus Castelvecchio 2010-2011. Allora, se qualche dirigente c'è che vuol dire qualcosa, il palco è qua, io vado avanti. Allora, incomincerei innanzitutto. Lo so che stasera è difficile, perché con l'ombrello a battere le mani sembra un po' difficile. Se siete in due, uno tiene l'ombrello e l'altro batte le mani, no? Cerchiamo di far sentire gli applausi il più possibile che possiamo per questi ragazzi che devono affrontare, i ragazzi e in primis anche il mister, che devono affrontare la stagione calcistica, e noi siamo i primi questa sera ad incoraggiarli per tutto quello che andranno incontro. Allora, io comincerò a presentarli per ruolo, e quindi per ruolo incomincio da quelli che sono chiamati i gatti, cioè i portieri. E partirei dal primo, Mauro Angeloni, in arte Obama. Harry Beccia, detto Arcabus. Nicola Falchetti, detto anche Zero Difetti. E per chiudere la serie dei portieri portieroni, Mirko Serfilippi, soprannominato Pepe Reina. Questi sono i quattro portieroni della SD Virtus Castelvecchio. E andiamo ora con loro che gli devono dar duro, ma duro davvero se vogliono fermare gli avversari, cioè i nostri difensori. E partiamo con Roberto Esposti, detto Bingo Bongo Vest. Davide Eusepi, Barano di Comodo. E lui, Matteo Giambattistini, detto Ninja Turtle. Alessandro Giralamenti, Spinge Dorata. Andrea Titti, lo chiamano Tornado. E lui, Matteo Sandri, detto Tsunami. E i difensori mi mancano questa sera che non sono presenti, e gli facciamo lo stesso un applauso. Diego Sabatinelli, detto Fabrizio Corona, e Luigi Camboni, Raggio di Sole. Siete caldi? Siete bagnati? Questo è niente, meno peggio. Allora, coloro che inventano il gioco, coloro che fraseggiano, ovvero i registi di questo fantastico gioco, i centrocampisti. E andiamo subito con Borfecchia Filippo, Vento di Siberia. Cecconi Cristian, qui ci vuole un urlo, Tarda!
Michele Falcinelli, ho detto pure, e Pori Armani. Queste toste, Giacomo Guidi, Tyson! E qui l'applauso, qui l'applauso! Sandri Massimo Zuzzu! E sempre dei centrocampisti, invitiamo anche non presente Zeta Reticoli, ovvero Carboni Raffaele, che non è presente. E adesso andrò a presentarvi quelli che sicuramente con i loro gol ci faranno arrivare in alto quest'anno. Siete d'accordo? Voi che siete d'altra parte? Gli attaccanti ce li abbiamo o no? Questa Virtus ce li ha gli attaccanti? Andiamoli a vedere e incominciamo con Hamaba, detto Magia Nera. Virus letale. Francesco Meletti, Poker Face. Il suo nome non esiste, è stato cancellato dall'anagrafe. Lo chiamiamo tutti. Un attimo, Bigio. Andrea, va via. Ok. Il suo nome, dicevo, è stato cancellato dall'anagrafe. Non esiste più. Preferisce chiamarsi così. Rocky Pierelli, cascata di diamanti. Poi andiamo avanti con gli attaccanti, con questi bomber, abbiamo Se Filippi, Denis, detto il Barracuda. Ragazzi, non vergognatevi, potete anche venire avanti, tornare indietro, Dov'è lui? L'ho visto prima, molto impegnato, adesso qui. Diego Severi, Cobra Normale. Questo morde adesso, l'ultimo degli attaccanti. Ecco, Turchi Lorenzo, detto la Vipera. E come ogni società che si rispetta, ogni stagione ci sono i nuovi acquisti. E ve li vado a presentare. I nuovi acquisti dell'SD Virtus Castelvecchio per questa stagione sono Ambrogetti, Andrea, Polvere di Stelle. Questi nuovi li facciamo vedere meglio, perché non vi conoscono, finché non siete sul campo. Poi abbiamo Nelson e Nadia, Eclissi Totale. E per chiudere la campagna acquisti abbiamo Bigelli, Emanuele e Stanoce. Bene, signore e signori, questa è la rosa dell'SD Virtus Castelvecchio per la stagione 2010-2011. Qualcuno di voi vuol dire qualcosa? C'è il capitano? E allora, cosa facciamo a questo punto? Chiamiamo qui sul palco colui che vi dirige. Il mister! Dov'è? Zandri Danilo! Thank you.
siete tutti qui. A lei l'arduo compito. Ti lascio il microfono 2 minuti. Grazie. Intanto volevo ringraziare tutta la gente che è venuta a vedere questa presentazione. Purtroppo il tempo non ci ha voluto bene, però grazie perché non se n'è andato nessuno e soprattutto vi aspetto alle nostre partite. La nostra intenzione è sempre di ben figurare e di divertirci e l'apporto del pubblico è molto importante. Grazie a tutti. Ok, facciamo un applauso al mister Danilo per una buona stagione. Vedo che i gazebi stanno bravi, ragazzi. Allora, c'è il presidente, dice qualcosa, vuol dire qualcosa? Vicepresidente, facciamolo un applauso al presidente Ragnetti Andrea. Anche lì c'è qua, Brunetti Laura. Presidente, 2 paroline, teniamo questi. Applauso a loro, adesso dobbiamo pensare con la strada, stanno qui con voi e sono già di cuore, ce lo fanno capire. Quindi, pronti? Facciamo un applauso a tutti i nostri tifosi che si stanno trattenendo nonostante la pioggia, questo è per voi, grazie. A Castelvecchio sfidiamo tutto. Guarda, 1, 2, 3, ve lo concedo. Allora, volevo dire ancora una bella cosa. La società... Allora, avevamo previsto anche dei fuochi d'artificio, però purtroppo non riusciamo a farli in questo momento. Se il tempo lo permette li faremo più tardi. Ok? Grazie. Loro due sono silenziosi? Presidente, buonasera a tutti. Noi della dirigenza siamo orgogliosi di avere questi giocatori. Scusate, sono un po' emozionato. Cosa dire? Un ringraziamento va anche alla gente, cioè alle persone, alle donne che stanno cucinando sotto la pioggia. Un applauso. Alle persone che hanno aiutato a montare queste cose oggi, tavoli, palco. E poi cosa aggiungere? Come diceva Pietro, non diffidiamo, riusciremo anche a mangiare, in qualche modo mangeremo. Non so se c'è qualcuno della giunta comunale che vuol dire qualcosa, non so se c'è il sindaco Attilio, il vice sindaco. Più tardi dice sindaco? Il sindaco ha detto più tardi. Gli passo la parola a Pietro, grazie a tutti. Bene, Pietro, le parole per il momento le ho terminate, non mi resta solo che da parte mia e da parte vostra fare un in bocca al lupo a questi ragazzi, al mister e a tutta la società Virtus Castelvecchio. Forza ragazzi, buona stagione, noi ci siamo lì con voi, mettetecela tutta.